Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia antica della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per raccontarvi quello che accadeva nel maggio del 1915. C'è una lettera che ci fa riflettere anche su quello che era il pensiero di Padre Pio in ordine a quelli che erano gli orrori della guerra. Ma prima lui parla in questa lettera di quello che era il suo spirito. Lui dice: Viva Gesù che così vuole, contro ogni mio demerito, farmi entrare a parte dei suoi dolori. Oh, quanto è insopportabile, Padre mio, il dolore sofferto lontano dalla croce, ma come diviene soave, soffribile se si soffre non lontano dalla croce di Gesù. Tutto per l'anima riesce facile, pur sentendosi oppressa ed inebriata da ogni sorta di patimenti, se non vi fosse in fondo a quest'anima, quel sacro timore di poter cadere e disgustare il divino sposo. Ella sentirebbe di stare in paradiso, tanta è la dolcezza che apporta a lei siffatto modo di soffrire. L'anima posta in tale stato, oh quante volte nella sua esultanza rivolta al Divin Maestro, gli dice: Sì, oh Gesù. Veramente il tuo giogo è soave e lieve ne è il tuo peso. E poi, dopo questo pensiero, Padre Pio entra nel merito di quello che stava accadendo, la Prima Guerra Mondiale. Gli orrori della guerra, Padre mio, mi tengono di continuo in mortale agonia. Vorrei morire per non vedere tanta strage. E se il buon Dio vorrà concedermi nella sua misericordia questa grazia, quanto gliene sarei riconoscente. Pregate anche voi a questo fine e piaccia al Signore esaudire i nostri comuni voti.